felice dell'unica felicità conosciuta. Nicola invece vive un confronto costante tra il prima ed il presente. A 10 anni ricorda le amiche milanesi, rimpiange quelle conosciute in viaggio e poi lasciate. Legge, studia, nuota, ride, crea, ma ha sempre lo sguardo malinconico. È venuto il tempo di fare qualcosa per toglierle questo dolore agli occhi. Cosa devo fare? Cosa è meglio fare? Se torno, è la fine di tutto. Se resto, è la mia fine. Sperimentato se non fosse partito.